bellissimi capelli biondi che l'hanno sempre caratterizzata e che ci permettono di riconoscerla all'interno delle opere d'arte. E sotto Santa Maria Maddalena il simbolo della passione, quindi due angioletti che giocano con la corona di spine, quindi simbolo della passione, della morte del Cristo, il flagello poco dietro, e davanti il vescovo, un vescovo Massimino con l'Eucarestia, che da lì fa scaturire l'estasi della Maddalena, no? La Maddalena che vede il corpo di Cristo e si abbandona in questo momento proprio di estasi e di riflessione personale.